Non devo raccontarla io perché è persona, è un personaggio che parla da solo. Ho letto il suo, ho ascoltato attentamente il suo piccolo pod e siamo qui onorati di avere il professor Broccoli, che come tutti voi sapete è un saggista, ma è stato soprintendente dei beni culturali di Roma. Quindi prima mi raccontava delle cose meravigliose che è riuscito a fare a Roma. È autore, persona televisiva, personaggio televisivo, se va bene in questo caso, autore di parecchie, diciamo, trasmissioni radiofoniche e televisive. A nome dell'amministrazione, del sindaco di Forio, di Davide Laezza, che è il consigliere delegato diciamo, alla Colombaia, e di tutta l'amministrazione, un caloroso benvenuto al professor Broccoli. Grazie. Prima di lasciargli la parola, volevo però fare un ringraziamento a quanti lavorano intorno a questa idea, perché questa è un'idea fantastica. Che insomma stiamo cercando di far rivivere la Colombaia con i suoi fasti. Ci crediamo moltissimo e io tengo a ringraziare. Posso partire da Anna Maria Punzo, Anniria Punzo, che immagina materialmente immagina e poi mette in atto tutto quello che voi vedete, i tecnici, ma anche tutti i volontari, perché in questa storia ci sono anche tantissimi volontari che ci danno una mano per poter portare avanti questa visione che abbiamo della Colombaia diciamo, nel futuro. Ma penso che sia venuto il momento di passare la parola al professor Broccoli, che sicuramente siete qui per ascoltare attentamente. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Dunque, mai bisogna cominciare col dunque, no? Però viene sempre spontaneo. La prima cosa che voglio dire è un ringraziamento. Anna Maria Punzo mi ha invitato. Portarmi nei luoghi non è facile, lo so, perché sono schivo. Non sembrerebbe mai così. Normalmente i personaggi o le persone che hanno un rapporto col pubblico vincono con il palcoscenico la timidezza. No, vabbè, vado sopra così, si vede anche meglio. Però al di là di questo, che è importante, è molto più importante quello che ho visto. Qui la Colombaia. Io sono stato a Ischia, me ne sono occupato diverse volte anche in trasmissioni televisive, molto anche in radio. La Colombaia è un'avventura. Mi permetto, come l'ho fatto poco fa con Anna Maria Punzo, mi permetto di dare qualche piccolo suggerimento per questa impresa. Questo silenzio mi piace perché vuol dire che c'è attenzione. Questo è un patrimonio culturale. Lo è di per sé. E lo è a maggior ragione perché è stata residenza di Luchino Visconti. Il patrimonio culturale italiano, l'ho fatto quando sono stato sovrintendente di Roma, va fatto vivere. Perché purtroppo è in mano per stavo per dire per il 100%, però diciamo per il 99%, così lasciamo un 1% libero, a persone che pensano di avere le redini totali di questo patrimonio, cioè è roba nostra. Gli archeologi, io sono archeologo, gli architetti, gli storici dell'arte, che hanno anche inventato un linguaggio loro. Parlano l'archeologhese, lo storico dell'artese, l'architettese, così come esiste l'avvocatese, il medichese, il giornalese, no? E si parla tra loro e non si rendono conto che questo patrimonio non è loro, è stato affidato a loro perché lo mettano a disposizione delle persone che vogliono goderne. È patrimonio di tutti. Si parla tanto di radici, sono realmente le nostre radici culturali. Queste. È difficilissimo poter gestire una cosa del genere. Lo so per esperienza personale. E una delle cose che ho fatto, adesso parlo da ex sovrintendente, poi parleremo di arte, di Visconti e di compagnia cantando. Una delle primissime cose che ho fatto è stata articolata su tre punti. Comunicazione. Comunicare.
perché oggi tutti comunicano e nessuno parla più. Siamo tutti attaccati a un cellulare e questa è una cosa che non va bene, perché non c'è più dialogo, non c'è più quello scambio che esisteva una volta. Non sono un nostalgico, questa è un'altra cosa che mi fa innervosire. Io vedo, amo il bello e purtroppo il bello nello spettacolo è circoscritto agli anni dal dopoguerra agli anni 70, un po' degli 80 e il resto è fallout, è caduta nucleare. Torniamo a noi. Comunicazione, va comunicato. Manutenzione. Un grande scrittore che ha avuto a che fare con Luchino Visconti e soprattutto con Suso Cecchi d'Amico, la sceneggiatrice storica di Luchino Visconti, era Ennio Flaiano, lo sceneggiatore della Dolce Vita. Non sarebbe esistito Fellini se non ci fosse stato Flaiano. Questa è una cosa che quasi nessuno sa. Flaiano, leggere il Flaiano giovane, il Flaiano di una notte, 1958, sono due raccontini e la Dolce Vita. E la Dolce Vita, pari pari. Flaiano diceva, il politico italiano ama l'inaugurazione piuttosto della manutenzione. Verissimo. È vero, è così, perché tagliare un nastro, è Flaiano, non per me, tagliare un nastro, volete mettere?